Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi mentre dietro non passa nessuno. Quella di oggi, a differenza della precedente, sarà una puntata ricchissima dove parleremo sia di Nintendo che di Sony che di Microsoft, quindi non c'è veramente tempo da perdere. Voi supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Un grazie gigantesco ad Oggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Preparatevi per un angolo della poracciata ricchissimo. Siete pronti? No? Vabbè, peggio per voi. L'Epic Game Store dalla prossima settimana ospiterà non uno, ma ben tre titoli gratuiti, tutti appartenenti alle origini della saga di Fallout. A partire da giovedì 22 febbraio potrete aggiungere gratuitamente alla vostra libreria Fallout 1, 2 e Tactics. Nel mentre però ricordatevi di scaricare Dakar Desert Rally. Tempo di sconti per Nintendo con la nuova campagna sconti Il Divertimento Continua, che sarà attiva fino al 25 febbraio. Come al solito l'invito è quello di spulciarvi da Qdeals per farvi un'idea di quali sono gli sconti realmente convenienti, oppure se volete potremmo farci sopra un classico video consigli. In caso scrivete nei commenti arpraprortraraptrona, così valuterò il vostro interesse. Ah, e sempre per gli utenti Nintendo, chi è abbonato all'NSO può usufruire della settimana di prova gratuita per EA Sports FC24. Mi raccomando, provatelo, così vi potete fare un'idea se tecnicamente come conversione è accettabile o meno. So che molti sono rimasti delusi. Cosa offre questo mese il PlayStation Plus per gli abbonati a livello extra e premium? Come al solito, tanta roba che dovrebbe incontrare i gusti un po' di tutti quanti. A partire dal 20 febbraio entreranno a far parte del catalogo l'ultimo Need for Speed uscito, ovvero Unbound, The Outer Worlds, Tales of Arise e Assassin's Creed Valhalla, solo per citarne alcuni. Come al solito, un po' moscetta invece la selezione di classici esclusiva del tier premium. C'è spazio solo per il simpatico Resistance, Retribution, e poi per tre remaster PS4 che, insomma, sono dei classici ma un po' alla lontana. Humble Bundle continua a offrire delle raccolte gigantesche a prezzi stracciati. Ancora una volta protagonista è Capcom. Con il Fighters and Arcade Classics Pack, pagando poco meno di 20 euro, vi porterete a casa oltre 70 giochi, tra cui praticamente tutti gli Street Fighter mai usciti, i due Arcade Stadium, Ghost and Goblins, Bionic Commando, Strider. La lista è lunghissima, per me questo è un bundle imperdibile. Per chi invece volesse saltare ora sul carro di Destiny 2, sì, siete abbastanza in ritardo, ma se non altro con questo bundle ammortizzerete le spese in attesa di The Final Shape. Con 37 euro circa potrete riscattare tutti i major DLC degli ultimi 5 anni per migliaia e migliaia di ore di grinding, looting e destining. Si dice così, no? Ci sono voluti 10 anni, ma con l'uscita dell'amiibo di Sora si conclude un percorso gigantesco. Non tanto quello di Smash, già chiuso da un po' di tempo, ma quello degli amiibo della linea Smash, un'iniziativa che ha attraversato ben due generazioni di console Nintendo e ha prodotto alcune delle figure più iconiche del brand amiibo. Bellissimo il post social di Nintendo che festeggia l'evento citando l'Everyone is Here di Ultimate. Mamma mia, io ho i brividi ogni volta che ci penso. Sono invece 13 gli anni che abbiamo dovuto attendere tra Alan Wake e il suo seguito, ma tutto è bene quel che finisce bene. Remedy ha comunicato che Alan Wake 2 ha già raggiunto 1.300.000 copie vendute, diventando così il gioco dello studio a raggiungere più velocemente questo traguardo, vendendo addirittura il doppio di quanto Control aveva fatto nello stesso periodo. Il tutto senza una release fisica e senza ricorrere a grandi sconti. Al momento Remedy è al lavoro su due DLC a pagamento per Alan Wake 2, ma ha già confermato che in futuro continuerà a espandere il suo universo narrativo e anche quello di Control, vista l'ottima ricezione da parte del pubblico. E io godo come un riccio appena nato. Cheat. Ma prima di continuare con il video vi devo assolutamente parlare dello sponsor di oggi, Otoji Retro Games. Se siete appassionati di retro gaming dovete assolutamente farvi un giro su Otoji Retro Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti, roba per palati fini insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce n'è veramente per tutti i gusti e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Otoji Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Otoji Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Otoji Retro Games e andiamo avanti. Va bene, passiamo alle notizie del giorno rispondendo alla domanda che è sulla bocca di tutti. Ma sto Nintendo Direct, che fine ha fatto?
Spoiler, non ci sarà questa settimana, ma direi che arrivati a questo punto si era capito. Ma quindi Licker hanno tutti preso un abbaglio? Sì e no. E per fare chiarezza su questa situazione ci viene in aiuto l'inossidabile Poro, Pioro. Di tutti i Licker, Pioro è l'unico affidabile, anche perché è l'unico ad avere uno storico senza macchia. Parla poco, in modo sempre criptico, ma mai a casaccio, e se parla è perché sa quello che dice. Ed è anche l'unico che porta avanti una giustissima battaglia contro i peracottari in cerca di notorietà. Insomma, Pioro è l'eroe che non ci meritiamo. Comunque il buon Licker pennuto ha fatto capire chiaramente che il Direct ci sarà la prossima settimana, e con questo ennesimo indovinello no, non intende dire che la seconda parte del remake di Final Fantasy VII arriverà su Switch, quanto piuttosto che si tratterà di un partner showcase. Una conferma, come già ci eravamo detti, dolce amara. Significherebbe sì, infatti, non avere un Direct bello corposo a febbraio, ma potrebbe anche indicare la volontà di trattenere gli annunci importanti per un eventuale quanto imminente reveal della prossima console. Quindi incrociamo le dita affinché sto Direct venga finalmente pubblicato la prossima settimana, ma prima di passare oltre, perché molti leaker erano convinti che ci sarebbe stato un Direct questa settimana? A quanto pare il Direct sarebbe stato rimandato per non entrare in conflitto con l'evento Xbox che si è svolto ieri. Insomma, Nintendo ci sarebbe andata con i piedi di piombo. Non tanto per vedere come si muove la concorrenza, quanto più realisticamente per evitare di fare il nome di Hi-Fi Rush prima del podcast di Phil Spencer, di cui discuteremo fra poco. Voi che dite? È tutta colpa di Microsoft? E dopo Nintendo è giunto il momento di commentare i risultati finanziari di PlayStation per quanto riguarda il terzo quarto dell'anno fiscale in corso, un periodo di tempo che è terminato il 31 dicembre 2023. Le notizie però che ne escono fuori non sono così entusiasmanti. Su Reset Era l'utente Chaos Slayer ha raccolto i dati più importanti in dei grafici molto chiari e soprattutto facili da interpretare. In questo trimestre sono state vendute 8,2 milioni di PlayStation 5, un bel incremento rispetto all'anno scorso, quando nello stesso periodo i numeri si erano fermati a 7,1 milioni, ma c'è un problema di aspettative. Con un totale di 16,4 milioni di unità vendute nel corso dell'anno fiscale, questo significa che rimangono solo 3 mesi per raggiungere i 25 milioni stimati inizialmente. Un obiettivo praticamente impossibile da raggiungere, tanto che Sony ha dovuto aggiustare il tiro ed abbassare le proiezioni a 21 milioni. E poi rispetto a PlayStation 4, PS5 sta perdendo piede. Con 54,8 milioni di unità vendute dal lancio, è indietro di oltre 2 milioni di unità rispetto alla piattaforma che l'ha preceduta. E diventa sempre più difficile immaginare, soprattutto senza un price drop sostanzioso, che PlayStation 5 risulti alla fine una console più venduta della 4. Certo, ci sono dei numeri incoraggianti per quanto riguarda l'andamento dei servizi in abbonamento e la vendita dei titoli first party, questi traghettati dalle ottime performance di Spider-Man 2, ma tolte le spese, i profitti netti di questo trimestre sono i minimi storici, se comparati a quelli degli anni precedenti. Non aiutano poi le parole del CEO, Hiroki Totoki, che ha delineato i caratteri generali dell'anno fiscale a venire che inizierà ad aprile 2024. PS5 è entrata nella seconda metà del suo ciclo vitale, una frase che ho sentito dire molto spesso, e le vendite sono destinate a calare. Nel mentre anche le vendite dei software tenderanno a diminuire perché non sono previste uscite di peso, ovvero il ritorno di franchise di punta come God of War, The Last of Us e Spider-Man, prima di aprile del prossimo anno. Oddio, questo non significa che non usciranno giochi dai PlayStation Studios, ma che l'output del publisher sarà incentrato su nuove IP e progetti minori, sperando magari nel ripescaggio del brand di Astro. Bloomberg riporta che dopo questo briefing le azioni di Sony sono crollate, con il calo giornaliero più grande che si sia registrato da febbraio 2022. Fa strano pensare che PS5 abbia già raggiunto l'apice e ora sia in una fase di declino. Questa generazione sembra non essere mai partita, sono l'unico ad avere questa sensazione. E chiudiamo con Xbox. Ieri sera c'è stato il briefing di Phil Spencer sul futuro del brand Xbox. Un evento che è stato preceduto da una quantità di rumor incredibile, molti dei quali si sono rivelati infondati. Siamo arrivati alla fine del marchio Xbox? Assolutamente no, anche se come è stato scritto nella circolare interna rivolta ai dipendenti Xbox, l'obiettivo è quello di creare un futuro dove ogni schermo è un Xbox. Ma si parla di un futuro ancora lontano, e in questo podcast di circa 20 minuti, Phil Spencer, Matt Booty e Sarah Bond hanno parlato del presente.
I giochi Xbox arriveranno su altre piattaforme? Sì, decisioni del genere verranno prese di volta in volta valutando i differenti casi. Ci sono per ora 4 giochi, che non sono stati nominati, pronti a sbarcare su altri lidi. Questi molto probabilmente saranno Grounded, Sea of Thieves, Pentiment e Hi-Fi Rush. Nel mentre le grandi esclusive rimarranno tali, niente Starfield su PS5 o Indiana Jones su Switch 2, almeno per ora, perché come ha ribadito Phil Spencer anche in una successiva intervista su The Verge, cito testualmente, non penso che in quanto industria dovremmo escludere a prescindere che un gioco possa andare su qualsiasi altra piattaforma, ma per ora ci concentriamo solo su questi 4 giochi. È un discorso un po' contraddittorio secondo me, da una parte si ribadisce la centralità delle esclusive, dall'altra però, come accade circa al minuto 2.50 del podcast, Phil Spencer dice chiaramente di essere convinto che tra 5-10 anni le esclusive rivesteranno un ruolo sempre meno fondamentale all'interno dell'industria. Si è parlato poi del Game Pass, che rimarrà ad appannaggio degli utenti Xbox e che vedrà al suo interno tutte le grandi produzioni first party, tra cui anche titoli Blizzard e Bethesda. Il primo a fare il salto sarà Diablo 4 il prossimo mese. Nella parte centrale del podcast si continua a parlare dell'intenzione di raggiungere quante più persone possibili, al di là del device che queste utilizzano, ma allo stesso tempo la parte finale dell'intervista è incentrata sul futuro di Xbox, proprio dell'hardware, della console, e si accenna a una next gen di cui scopriremo ancora qualcosa in più durante le vacanze di fine anno, che rappresenterà il più grande salto tecnologico di sempre, e intanto si concretizza anche ancora una volta l'ipotesi che nei piani di Phil Spencer ci sia spazio per una console ibrida, quasi a volersi accodare alla strada tracciata da Nintendo con Switch. Si viene poi infine rassicurati sulla volontà di tenere intatte le librerie digitali, ma più che di ownership, ovvero possesso dei software in senso stretto, si parla di entitlement, che è una sorta di diritto all'utilizzo, credo? Non lo so, come terminologia non è che mi faccia impazzire. Detto questo, si è trattato di chiarimenti importanti e io ho gradito anche il formato del podcast, anche se leggo che in pochi lo hanno apprezzato. Sarebbe bastato un comunicato stampa per delle conferme del genere? Probabilmente sì. Di sicuro sarebbe stato più repentino e avrebbe spento sul nascere tanti dei rumor che poi si sono rivelati essere solo delle grandi esagerazioni, ma forse in casi come questo è meglio metterci la faccia e rassicurare l'utenza con la propria presenza. Però anche se tutti i rumor e i presunti leak l'hanno sparata grossa, con una visione esagerata di quelle che sono le intenzioni attuali di Microsoft, se si legge tra le righe è chiaro che la direzione di Xbox è quella di diventare una piattaforma gigantesca per raggiungere quante più persone possibili in qualsiasi momento. Un futuro dove ogni schermo è un Xbox. Non lo so, a me sembra pure un po' un futuro distopico. Che ne pensate? E questo però c'è tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno nei commenti. E questo però c'è tutto per oggi, io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo, Phil Spencer tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Direct, Michele PS5 in declino, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale, e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Per sponsorizzare...